Ma io oggi sono tra due bravissimi oratori, dunque proverò a fare del mio meglio. Intanto nel dire che questa è una giornata che il meteo prevedeva di pioggia ed è già la seconda volta che facciamo un comizio per il referendum costituzionale ed è per la seconda volta falso il meteo e quindi diciamo siamo particolarmente fortunati. Per ora, ma insomma ce la faremo. Ma Alberto Melarangelo, che è qua, era segretario della sinistra giovanile un po' di anni fa, e io ero il suo vice, e funzionavano le cose più o meno così, che lui pianificava in modo colto e raffinato, coinvolgeva, era capace di coinvolgere molto bene i ragazzi, le persone, e poi io organizzavo e giravo per l'Abruzzo come un matto. Per fortuna siamo cresciuti, come diceva quello, la giovinezza è una malattia che si cura col tempo, e adesso le cose sono più o meno così. Lui, che svolge un ruolo di coordinamento della nostra associazione alla Camera a Roma, in modo colto e raffinato, sollecita a dire dobbiamo organizzare, dobbiamo fare, e io giro come un matto. Ora, non vi sembri che non c'è nessuna differenza, perché io cerco di convincermi che c'è qualche differenza. Purtroppo temo di no, ma è così, alla fine si è condannati nell'amicizia ad essere così. Lo dico perché davvero sono contento che questo percorso sta impegnando un po' di ragazzi, di ragazze, tanti li stiamo rincontrando nella nostra strada, con i quali abbiamo fatto politica nel tempo. E insomma, io penso questo, che rivedersi anche dopo tanti anni e trovare lo stesso spirito è anche un po' il frutto di quella straordinaria opportunità che chi fa politica da giovane. E siccome, appunto, come diceva Berlinguer, si può essere, si deve essere fedeli agli ideali di gioventù, per esserlo bisogna aver avuto degli ideali in gioventù. E quindi io lo auguro davvero ai ragazzi che ci stanno dando una mano in giro per l'Abruzzo di vivere come noi questa esperienza. Perché vedete, la cosa più bella di questa campagna, che è una campagna per la Costituzione, per il referendum costituzionale, per la nostra carta fondamentale, e quindi non per un notabilato, per un gruppo di potere, è che può coinvolgere le giovani generazioni e può provare a fargli respirare una politica che si fa passione. Ricordatevi questa frase, perché non è mia, vi dirò alla fine di chi è: una politica che si fa passione. Gli ideali in gioventù sono una cosa seria, non sono un gioco di ruolo. Ora, questa settimana che si chiude oggi è iniziata il 9 di maggio, che è un giorno particolarmente importante. Del 78, il 9 di maggio del 78 veniva ucciso un giovane comunista che aveva rotto col padre, che era un mafioso, aveva animato giornali, una radio libera nella sua città, aveva lottato insieme a disoccupati, contadini, edili, aveva sfidato e sbeffeggiato Gaetano Badalamenti, che era il capo dei capi dei boss della mafia del suo paese, e il quale poi ordinò di farlo fuori. Parlo di Peppino Impastato. E esattamente un anno dopo questo omicidio ci fu la prima manifestazione antimafia della storia del nostro paese. Parteciparono 2000 persone, però fu l'esempio per tutta la partecipazione civile e popolare che ci fu da allora, e poi soprattutto negli anni caldi e più difficili, più sanguinari della mafia, che ha coinvolto i cittadini che sono stati al fianco dei magistrati, politici, giornalisti antimafia. E stando loro al fianco hanno contribuito a combattere la mafia. Perché guardate, la mafia ha perso molte volte, è stata sconfitta molte volte in questi anni. Ci sono 6.000 mafiosi di diverso ordine e grado nelle nostre carceri. Solo negli ultimi 2 anni, cito questo dato, sono stati sequestrati 6 miliardi di euro di beni alla mafia. Sbaglia chi dice che invece la mafia ha vinto oppure che lo Stato non ha vinto, e sbaglia ancora di più chi confonde Stato e mafia. Perché in questo modo che cosa fa? Confonde le idee a quelli che sul fronte poi debbono scegliere da quale parte stare. E se pensano che sia tutto uguale, magari scelgono la parte più facile, che spesso è quella sbagliata. Invece la parte giusta è quella di stare dalla parte dello Stato, perché c'è ancora moltissimo da fare.
le mafie hanno perso molte volte, ma si sono reinventate, ripensate, hanno modernizzato il loro essere criminalità e si sono anche arricchite. E quindi lo Stato deve a sua volta aggiornare i suoi strumenti. In qualche modo lo stiamo facendo. Tanto io qui insieme a voi vorrei mandare, partecipare con un sentimento di solidarietà al procuratore di Napoli, Colangelo, che proprio in questi giorni, un pentito di Bari, ha detto è stato pianificato il suo omicidio, sono state studiate le sue mosse, le sue abitudini. Quindi l'attività di quella procura, come di quella di tanti procuratori e di tante procure in Italia, va sostenuta e gli uomini dello Stato vanno difesi. Allo stesso tempo vanno fatte altre cose, come stiamo facendo, vanno aggiornate le norme. È stato reintrodotto in questi anni, introdotto dopo tanti anni, il reato di autoriciclaggio. Si è chiesto per tanto tempo e finalmente siamo arrivati, sono state rafforzate le misure di confisca, è stato aggiornato e reso operativo il reato di scambio elettorale politico mafioso. A questo si è associata una battaglia sulla corruzione, ne parlavamo prima, che è un reato spia, è un reato collegato a quello mafioso, ed è sbagliato dire che non ci si impegna su questo fronte, perché l'esempio che ci davamo è l'ANAC di Cantone, un magistrato che finalmente è a capo di un'autorità che sta combattendo e anche investendo sulla prevenzione sulla corruzione. Perché, guardate, ho fatto questo lungo riferimento alla mafia, visto che parliamo di Costituzione? Beh, perché la mafia non è solo un sistema che viola il codice penale, non è solo crimine, ma è portatrice, è una visione portatrice di un modello di società, di assetto della famiglia, di organizzazione del mercato e di espressione delle libertà, che è esattamente l'opposto di quello espresso dai padri costituenti. Per capire fino in fondo che cos'è la Costituzione, dobbiamo vedere il suo negativo. Ecco, il suo negativo è un sistema mafioso. Allora, per vincere le mafie, o se preferite, per attuare i principi più profondi che sono contenuti nella nostra Costituzione, abbiamo bisogno di una grande partecipazione popolare a sostegno delle riforme legislative. Per questo siamo qua in piazza. È una scelta un po' retro, però allo stesso tempo anche moderna, perché useremo i social network, come stiamo facendo, per espandere le occasioni in cui ci incontriamo e parliamo di riforma della Costituzione. L'ha detto bene Luigi Guerrieri, noi dobbiamo riformarla per rendere lo Stato più dinamico, più efficace, più veloce. E ne dobbiamo discutere qui in piazza, perché non sia una discussione, diciamo così, un referendum sulle persone o sui governi, ma sia un referendum sulla carta fondamentale che ci tiene uniti. E questa occasione è irripetibile. E influirà sul nostro futuro, non solo sul nostro immediato presente. Vedete, quel 9 maggio del 78 la morte di Peppino Impastato non fece molta notizia, perché lo stesso giorno fu scoperto il cadavere di Aldo Moro. Aldo Moro, ucciso alla barbarie brigatista, è stato molte cose, ma all'età in cui Impastato fu ucciso, cioè a soli 30 anni, fu eletto alla Costituente ed è stato uno dei più importanti costituenti della nostra Repubblica, fece parte della Commissione dei 75. Che concretamente partorì la Carta Costituzionale. A lui io vorrei dedicare questo comizio, quello del 1° maggio lo abbiamo dedicato a un altro costituente comunista, Bruno Corbi. Lui il 13 marzo del 47 in assemblea costituente disse questo: veramente fare una Costituzione significa cristallizzare le idee dominanti di una civiltà, significa esprimere una formula di convivenza, significa fissare i principi orientatori di tutta la futura attività dello Stato. Moro si riferiva a un dibattito che c'era in quel tempo, anche sui giornali, che voleva che la prima parte della Costituzione, citata da Luigi Guerrieri, la parte fondamentale, non fosse in Costituzione, ma fosse in un preambolo, perché in fondo questi erano principi quasi assodati. Invece lui si batteva, e poi naturalmente vinse insieme a altri, su questa battaglia perché ci fosse in Costituzione, facendoli superiori alla legge ordinaria e inattingibili ad essa. Questi che erano proprio i principi immutabili della Costituzione. Cioè l'ordinamento della Repubblica deve interpretare, e questo è il senso di questa riforma, al meglio interpretare i tempi nuovi, interpretare ciò che cambia nella società, proprio per continuare ad applicare al meglio quei principi fondamentali. A questo serve la riforma. Serve a rendere la Costituzione, a mantenere la Costituzione viva. Ecco perché non è più rinviabile la riforma della Costituzione e, si è detto per inciso, anche la riforma della legge elettorale.
Tutto questo è anche necessario perché l'Italia recuperi credibilità a livello internazionale. A proposito di 9 maggio, dico la terza ricorrenza, che pure è importante come le prime due. Il 9 maggio è la festa dell'Europa. Della festa dell'Europa perché si ricorda una storica dichiarazione di Schuman che appunto disse l'Europa individuò l'Europa come la forma di cooperazione e di pace che c'era bisogno dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi citiamo uno di quegli articoli fondamentali nell'invito che abbiamo distribuito, che è proprio l'articolo 11, l'Italia che ripudia la guerra e l'Italia che partecipa degli organismi sovranazionali che hanno questo scopo. Ebbene, l'Europa è proprio questo, innanzitutto, una grande conquista di pace. E sbaglia chi vuole tornare indietro, perché chi vuole tornare indietro non si rende conto di quanto sia importante questa conquista. Sbaglia soprattutto oggi, peraltro, in questo mondo in cui persino l'Europa come continente deve battersi nella sua dimensione per competere a livello internazionale. Guardate, faccio un esempio calcistico che funziona sempre, è come quello che è insoddisfatto della propria squadra perché è disordinata in campo, perché non gioca bene e quindi decide no. Ci iscriviamo al campionato, siccome è un mio giocatore preferito, iscrivo il mio solo giocatore preferito e partecipo al campionato solo con lui. È proprio difficile competere in questo mondo, così come sarebbe difficile per quel giocatore competere da solo contro squadre ben più ampie e ben più attrezzate. Bene, questo è il senso dell'Europa, ma ve la dico in un altro modo, raccontandovi una storia. E la storia è quella di Silvia Venditti, che è una ragazza del mio paese. Io sono molto legato, siamo molto amici, siamo accomunati dalle stesse passioni, in particolare la politica e la letteratura, e per un periodo abbiamo anche abitato insieme all'Aquila, quando io ero assessore alle prime armi e lei si laureava all'università ingegnere ambientale. Bene, ingegnere ambientale, ha lavorato un anno a Roma, poi è andata a fare il dottorato in ingegneria chimica a Londra, dove ha vissuto e lavorato per 4 anni. Poi ha trovato lavoro in Lussemburgo, si è sposata in Lussemburgo, adesso vive in una città di confine, diciamo così, tedesca, e lavora in un importante istituto di ricerca che collabora col governo lussemburghese. Ha due figlie che sono tedesche e italiane. Bene, Silvia è una cittadina italiana, una ragazza italiana ed europea soprattutto. Allora, a quelli che vogliono alzare i muri in Europa, dobbiamo dire che, come per Silvia, per tanti migliaia, milioni di cittadini, questo significherebbe alzare i muri nelle proprie vite. E questo è impossibile oltre che ingiusto. Questo è innanzitutto quello che è diventata l'Europa. E allora noi dobbiamo difendere questo grande sogno e allo stesso tempo dobbiamo dirci la verità. L'Europa così com'è non funziona. Sono ancora troppe le promesse mancate di questa unione che pure all'inizio ha suscitato così tante aspettative. Ha fatto bene Papa Francesco a dire cresce l'impressione generale di un'Europa stanca e invecchiata. Non fertile e vitale, dove i grandi ideali che l'hanno ispirata sembrano aver perso la sua capacità generatrice e creatrice. Da questo deriva poi la crisi politica. Vedete come la riforma della Costituzione, che riguardano alcune competenze che raccontava Luigi tra Regione e lo Stato, sostanzialmente a che cosa mira? A dire alcune competenze non bastano più a livello regionale, non possiamo avere 20 strategie regionali sull'energia, sull'ambiente. Dobbiamo avere un'unica strategia nazionale. Ebbene, allo stesso modo, non bastano più alcune strategie nazionali, servono su alcune materie grandi strategie continentali, europee. Ecco perché serve un'unione diversa, più forte, più coraggiosa. Io sono davvero contento che oggi qui con noi ci sia Gianni Pittella, che è uno dei più importanti, delle più importanti personalità della leadership europea ed è uno di quelli che si sta battendo di più su questo fronte. Io dico per salvare l'Europa. Per salvare il sogno europeo. Cito due fronti sui quali c'è bisogno di più Europa. Uno, lo vediamo tutti i giorni, è fronteggiare il terrorismo jihadista. L'altro è quello di ridurre le enormi diseguaglianze economiche, sociali e territoriali. Per questo servono istituzioni europee più forti e anche una flessibilità più intelligente. E invece troppi ritardi, troppi rinvii, troppi burocratismi. Io confido che ci sia l'Italia su questo fronte, su questa battaglia, sempre più perché c'era l'Italia alla nascita del sogno europeo. Ebbene però, non bastano le istituzioni, non bastano i vertici. Come per l'Europa, ho detto, come per la riforma della Costituzione, dice, come per la lotta alla mafia, serve
una grande partecipazione popolare, servono anche grandi partiti europei, dico, e c'è bisogno di una forte spinta dal basso. Perché c'è un unico modo, perché la politica non sia arida, ma si faccia passione. Ricordate la frase che ho detto all'inizio? Beh, la frase è così nel completo. La politica deve farsi passione, deve divenire diffusione di valori, impulsi ideali e morali, esprimersi in termini di partecipazione non solo razionale, ma emotiva, assumere orizzonti più ampi e suscitare speranze. Queste sono le parole di Giorgio Napolitano, un libricino che è appena stato pubblicato. Esattamente il 15 maggio di 10 anni fa, Giorgio Napolitano veniva eletto Presidente della Repubblica, per la prima volta, poi è stato rieletto. Ebbene, nelle vele che vedete qui, noi citiamo una sua frase, proprio in riferimento alla riforma costituzionale, che lui pronunciò al Senato a sostegno di questa riforma. Ebbene, la sua funzione, voglio concludere con questo, la sua funzione di straordinaria tenuta delle istituzioni in questi anni, in un decennio difficile della nostra storia nazionale, la sua gelosa custodia dell'equilibrio tra i poteri, sono la migliore garanzia che quello che stiamo cambiando sia, come lui è sempre stato ed è ancora, esclusivamente a servizio del Paese. Vi ringrazio e passo la parola a Gianni Pittella.